Ringrazio tutti, in particolare Massimo Muschias della cooperativa che gestisce questo fantastico monumento, uno dei monumenti più belli della Sardegna, dell'Italia, del mondo, sicuramente uno dei più belli dell'epoca protostorica a livello planetario, che merita veramente attenzioni anche maggiori di quelle che gli dedichiamo. Le cose astronomiche le ha dette Paolo. Ah no, un ringraziamento particolare anche ai musicisti, degli suonatori e per poco veramente che hanno reso questa serata ancora più bella di quello che sarà, speriamo. Delle cose astronomiche ha parlato Paolo e io volevo parlarvi della società. In un libro ho parlato della società, in un altro che sto facendo proverò a parlare della religione ebraica. Noi viviamo in una religione antropocosmica, cioè cos'è la religione antropocosmica? C'è la figura di Gesù che è inserita in un discorso cosmico perché ancora oggi la Pasqua viene misurata attraverso i cicli lunari e solari, nell'ebraismo, nell'islam, la luna sono ancora vivi dentro la stessa religione, il Natale ha sostituito religioni e quindi c'è un sincretismo, gli stessi santi hanno sostituito tutte le religioni precedenti. Della società nuragica, poi Franco vi parlerà del tempo ciclico. Franco esordì proprio quando lui fece il suo primo articolo scientifico sul modo con cui si costruiscono i nuraghi, già da allora basò la sua teoria architettonica basandosi sulla concezione del tempo. Cioè nel senso che ognuno di noi costruisce secondo la propria visione del tempo. Perché? Perché la visione del mondo si riflette sull'architettura o sull'arte. No, e Franco, questa già nel 1993, nella sua prima incursione, lui ha diverse teorie su come costruì Giulio Cesare il ponte per guardare il Reno, sì, oppure sul Mausoleo di Teodorico, ha delle teorie riconosciute perché si diverte a cercare di capire come l'uomo antico e cerca quindi per poter fare teorie architettoniche che immedesimarsi nella visione del tempo dell'uomo che li costruiva. Nel caso dei nuraghi ci fu quindi questa immersione per cercare di capire il nuraghe secondo una concezione, dopo ce la dirà. Ma anche la società è figlia della visione del mondo. Quando noi siamo di fronte a un nuraghe, a un villaggio nuragico, è chiaro che quel tempo non può essere un tempo lineare, ma è un tempo ciclico, no? Come sono il villaggio è contorto, eccetera, eccetera, la tomba dei giganti che è collettiva. Quindi, in archeologia del paesaggio nuragico, il tema che Paolo ha sfiorato, ho provato a capire perché come interpretare l'astronomia inequivocabile che mostrano i nostri monumenti. E se non capiamo il tempo che vivevano quelle popolazioni, non possiamo interpretare gli orientamenti astronomici, e questa è la grande lezione che ho imparato da Franco. E quindi, oltre a questo, anche la società è un riflesso della concezione del tempo. Non c'è scampo, cioè sembra una cosa banale. Come? È così. E quindi io, quando ho provato a cercare di capire com'era quella società, attraverso il costruito nuragico, che è la tomba dei giganti, che è una tomba collettiva, ho avuto di fronte a me un bivio. C'è il nuraghe, che il nuraghe è una costruzione raffinata, ciclopica, che richiede, per essere costruita, una grande risorsa economica, cioè nel senso chi vuole fare un nuraghe non può essere, cioè deve dedicare risorse a quella costruzione.
E quindi uno pensa, vabbè, ma chi la può fare questa? La può fare solo un capo che ha a sua disposizione gli schiavi. Io definisco anche questa cosa, gli schiavi che lavorerebbero per costruire le case, buonasera, le case per, cioè le case dei capi. Però non funziona, perché la cultura materiale nuragica, che troviamo quasi intonsa in alcune tombe dei giganti, perché noi possiamo dire che è vero che le tombe dei giganti, moltissime, la gran parte di quelle che gli archeologi scavano, sono profanate, però ve ne sono anche tombe dei giganti, non sono tantissime, ma ci sono, in cui la tomba dei giganti è così come i nuragici l'avevano lasciata. E quelle tombe dei giganti, quindi non scavate dai tombaroli, testimoniano la realtà delle cose, e non c'è, non ci sono spade, elmi, non sono tombe di guerrieri come fantastica ancora oggi il professor Lucas. Il professor Lucas fantastica su guerrieri che conquistavano il mondo. Le tombe giganti sono l'opposto di questo mondo. I nuraghi non possono essere stati, le tombe dei giganti, le espressioni dei guerrieri di cui il professor Lucas fantastica. Per me, quindi, la società nuragica era una società di stampo egualitario, che era costituita da una miriade di piccoli villaggi, probabilmente non raccordati tra di loro da unioni familiari, quindi matrimoni incrociati, chissà le regole che vi erano che erano molto antiche. In Sardegna probabilmente c'era una sorta di matrilinearità di cui abbiamo tracce ancora in certi posti della Barbagia e non solo, e quindi abbiamo un mondo egualitario che ha prodotto questa civiltà anomala, perché costruire edifici così stupefacenti, sembra strano che li possa costruire, però c'è anche un altro dato che me lo comprova. Se la società nuragica fosse stata di stampo diverso, no? A livello verticistico e non egualitario, non avrebbe costruito 7.000 nuraghi, avrebbe fatto le piramidi, cioè attorno ai nuraghi grosso si sarebbe ampliata ancora di più e sarebbe nata la città, cioè nel senso che la società nuragica è così, diciamo, diffusa e parcellizzata, se vogliamo, perché quella società, le regole sociali, matrimoniali, le usanze, hanno fatto in modo che quella società restasse a un livello sociale, diciamo, non stratificato. Ovviamente, secondo me, leggevano il capotribù, però era elettivo, non era ereditario. E poi una differenza, secondo me il sacro era officiato dalle donne, quindi c'era una separazione di poteri, cioè se noi immaginassimo che il sacro fosse in mano a un uomo, l'unione dei poteri tra potere politico e potere religioso avrebbe magari prodotto una società verticale. Invece il fatto che il potere fosse equilibrato tra potere religioso, cioè potere, non potere, la spiritualità in mano alle donne e il potere politico comunque sia in mano agli uomini, ma era limitato. Perché era limitato? Perché la proprietà delle terre, il Blue Title del 2009, poi questa cosa me la stanno anche copiando gli archeologi, anche senza citare, non fa niente, la proprietà delle terre era pubblica. E infatti, nella Sardegna, alla fine, quando è che i terreni diventano privati? Nell'Ottocento, quando con la legge delle chiudende, alla fine finisce la proprietà pubblica delle terre, per, tra virgolette, sviluppare la Sardegna, e vengono privatizzate con la legge delle chiudende. La proprietà delle risorse è una questione economica fondamentale. Perché è fondamentale? Perché se nessuno può avere la proprietà privata delle terre, ovviamente, mentre oggi, cioè nei tempi storici e anche ancora oggi in molti comuni è comunque il singolo, comunque, che ha il gregge, ma il gregge più che
diciamo, di quelle che può mungere non poteva crescere, perché almeno poteva in quelle terre pubbliche pascolare. In epoca nuragica penso che anche la proprietà delle greggi non fosse individuale come poi arriva in epoca storica, ma era del villaggio e quindi il resto della popolazione aveva tempo per costruire. È una questione molto, ho provato a accennarvela, ma è molto complessa. E un altro aspetto? Ah sì, un professore tedesco, probabilmente senza conoscere il mio libro, comunque ha provato questa posizione sulla una società egualitaria nel 2014, mi sembra, non ricordo. E lo stesso Peso adesso ha scritto che la proprietà privata delle terre non esiste. Io criticai in quel libro anche le aristocrazie, quello fu proprio feroce, no? Perché a un certo punto l'Illio si inventa le aristocrazie nuragiche. A un certo punto, secondo l'Illio, nell'età del ferro, i capi si trasformano in una città aristocratica, non si capisce di queste aristocrazie chi sono. Dove sono le tombe di questi aristocratici, cioè, infatti non c'è nessuna prova, non ci sono, cioè se noi prendiamo Terra del Ferro e andiamo in Etruria, vediamo che in Etruria c'è una grande quantità di tombe che possono essere, chi ci fa pensare che possono essere aristocrazie, ma in Sardegna non c'è. E anche su questa cosa, per esempio, Perra, che sino al 2009 pensava alle aristocrazie in linea con il suo professore, poi nel 2012 inverte la cosa, adesso alle aristocrazie non ci pensa più. Non so, adesso Franco vi parlerà del tempo, che è fondamentale per poter capire quanto vi ho detto, che non lo posso, se magari avete domande posso ampliare, però non.